Siamo a Fiume Freddo Bruzio e questa sera è la serata di Otello Profazio, un personaggio che ormai ha fatto la storia in Calabria con la sua musica, con la sua particolarità espressiva legata a, diciamo, ai fatti quotidiani. Questa sera abbiamo il piacere di averlo e di sentirlo. Beh, anch'io, perché questo è uno dei paesi, credo, ed è un'eccezione incredibile, dove io forse non ho mai cantato, perché pochi paesi si sono salvati e Fiume Freddo può darsi che così, perché ci sono paesi dove io sono stato, addirittura qualcuno ha contato 80 volte, come Siderno Marina per esempio. Comunque sono contento sempre di fare nuove esperienze, anche perché questa è un'esperienza curiosissima, ma non tanto, perché il mio amico Salvatore Leuzzi, ma siccome sei il mio Salvatore, nel senso che non ci vedevo molto bene, lui è un grande oculista e quindi mi ha operato di cataratte. Dopo un anno la seconda cataratta mi ha tolto, quindi ora lo vedo benissimo, anche se lui non mi dà le gocce, me le fa comprare in farmacia. Allora, veramente, qui presentiamo tre libri che io ho fatto per l'edizione Squilibri. Il primo, che si intitola Otello Profazio a viva voce, che contiene, a parte un saggio su di me, due dischi con moltissime canzoni, poi i testi delle canzoni e la parte fotografica di tutti i miei amici, sia del folk che non del folk. Quindi, poi il poeta e il cantastorie, che è una raccolta di sintesi di poesie del grande poeta siciliano Ignazio Buttitta, e poi ancora forse il mio disco di maggior successo, che è L'Italia cantata dal Sud, che ha avuto la presentazione di Carlo Levi, dove narro l'altra storia dell'Italia, cioè l'Italia, quella di oltre 100 anni fa, vista dal Sud, quindi antipiemontese. Quindi c'è da leggere e da ascoltare all'interno dei suoi libri. Noi questa sera abbiamo il piacere invece di vederla e di ascoltarla dal vivo qui a Fiume Freddo Bruzio. Vediamo se dal vivo, mentre il dottore Leuzzi effettua l'intervista a me con il canto, perché lui canterà molto, molto bene, io gli suono la chitarra, e faremo delle cose estemporanee secondo la mia abitudine. Naturalmente, quindi questa sera un contesto particolare a Fiume Freddo Bruzio, Otello Profazio, il 45esimo anno ovviamente da quando è venuto qui Salvatore Fiume, la presentazione dei libri, insomma c'è tutto un cocktail questa sera da vivere qui a Fiume Freddo Bruzio. Volevo ricordare che io, da coautore della collana folk della Cetra, per un disco che erano i long play di allora, ho utilizzato già un dipinto di Salvatore Fiume, che stimavo molto. Stimavo anche l'altro siciliano Guttuso, ma forse un pochino di meno rispetto a Fiume. Ma quello che io stimavo di più, perché era mio amico, e quest'anno anzi vado in Lucania, nel posto dove lui è stato confinato, parlo di Carlo Levi, grande medico e grande scrittore, quello di Cristo si è fermato a deboli, perché oltre a regalarmi il suo dipinto, Carlo Levi, che non regalava niente a nessuno, ha fatto la copertina del mio disco Quasi Campanaria, che è la mia ballata più famosa, che ha venduto oltre 1 milione di copie, ed è una cosa stranissima per un canto popolare o quasi.